Bentornati amici dei Popitorial. Oggi si cucina giapponese. Come hai imparato a cucinare? Come hai imparato a cucinare giapponese? Per osmosi, no? Hai presente quando i cannibali uccidono qualcuno e gli mangiano il cuore per assumere la loro forza? Esatto. Potere del sushi scorre dentro di me. Ti sei mangiata il cuoco? No, ho ammazzato il cuoco. Ho il lucchinetto sotto casa. Perfetto. Adesso che il nostro legno è dritto, sigla. Oggi si cucinano i norimaki. I norimaki sono un piatto tradizionale giapponese, però la ricetta me l'hanno insegnata degli amici coreani, quindi i risultati potrebbero un po' variare. Lelio, se non stai girato dritto, fai la fine del sushi. Per oggi ci servono pochi ingredienti. Innanzitutto, l'alga nori. Ormai la trovate in quasi tutti i supermercati, è facile. Del riso. Mi raccomando, non usate il riso basmati, perché sì, lo so, sembra tanto orientale, tanto carino e tanto sushi, ma non è una schifezza. Cioè, è buono. Però, per quello che dobbiamo fare, noi non serve, perché il riso basmati ha questa strana proprietà, non si appiccica. E quindi, se voi usate del riso che non si appiccica, quando fate rotoline e poi lo andate a tagliare, il norimaki esplode, semplicemente. D'altro ci serve una mela e qualche carota lessa. Poi del surimi e dell'avocado. La prima cosa che dobbiamo fare è andare a bollire il riso. Non ve lo faccio vedere, innanzitutto perché qui non ho la cucina. E poi spero che sappiate bollire del riso da soli. Una volta che è pronto, lo scolate e lo passate sotto l'acqua fredda, così interrompete la cottura. Dopodiché bisogna affettare le verdure. Ve lo faccio vedere perché mi sembrate un po' impediti. Impedita sarai tu. Gres, non ti ho mai visto fare dei norimaki. Questo non vuol dire che io non ne sia capace. Prossima volta cucini tu. Quando avrai il canale tutto tuo. Bene. Prendete la mela, sbucciate e la tagliate a fettine. Una volta che avete tagliato le fettine, le ripassate e fate delle listarelle, perché più gli ingredienti sono sottili, più sarà facile arrotolarli. La mela è a posto, passiamo alle carote. Le carote vanno lessate, ovviamente. Stessa cosa di prima, le lessate voi. Solo che non vanno lessate insieme al riso, perché altrimenti mi fate il riso in brodo e non è una cosa molto giapponese. Prendete la vostra carotina, la tagliate prima in due, per il lungo, poi in quattro, se è una carota particolarmente spessa anche di più. Il surimi è bello così com'è, tagliamo l'avocado. L'avocado lo si sbuccia e lo si fa a listarelle anche lui. Voilà, pronti per arrotolare. Se vi siete sempre chiesti come si fanno i norimaki, questa è la risposta. La stuietta. Si prende un po' di riso col cucchiaio e lo si mette sull'alga, pressandolo piuttosto di violenza, perché se non rimane appiccicato, abbiamo detto che esplode. Si fa tutto uno strato uniforme, un po' spesso, ma si lasciano i bordi liberi, perché altrimenti l'alga poi non si appiccica su se stessa. Perché? Perché? Non hai mai provato? Che domande, Crash, che domande. L'alga si bagna. Perché si bagna? Perché il riso è bagnato. E perché il riso è bagnato? Perché non vai a fare una maratona sui carboni ardenti, Crash? E iniziamo a prendere gli altri ingredienti. Si prendono le striscine di carota. Così. Un paio di pezzi di surimi. L'avocado. E i pezzetti di mela. Ora con un po' di delicatezza si prende. Si tiene fermo tutto e si arrotola. Dopodiché si pressa con molta violenza, lo so, sembra brutto, però se non resta abbastanza compatto, poi il rotolo si disfa. Ma soffre? No, l'alga non credo abbia un'anima, ti preoccupare. Si prende tutta la nostra struglietta e la si strizza un po'. E voilà. Sì, non c'è male. Si prende un grosso coltello con la lama liscia. Perché? Perché l'alga è un po' delicata e quindi è meglio che non ci sia il seghetto. Io di solito a tagliare inizio dal centro, perché i lati sono quelli un po' più delicati e di solito si lasciano via. Quindi si taglia, tentando di essere netti. Sicura che non sia andata male quest'alga? Puzza da far schifo. È l'odore naturale dell'alga, sa di mare. Tada! Non è carinissimo? È pure buono. Insomma, avete capito come si fa, no? Più o meno. Se vi piace, si aggiunge un po' di wasabi oppure di salsa di soia. La nostra ricetta è finita, io assaggio. Questo wasabi è tremendo. Bene, se questi norimaki vi sono piaciuti, se il mio tutorial vi è piaciuto, mi raccomando, cliccate su Lelio, iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace. E soprattutto, nonna, e soprattutto, ditemi se avete delle ricette alternative per i norimaki, perché io questa conosco.
Mi raccomando, ci vediamo settimana prossima. Avrò un ospite d'eccezione, Anita, se riesco a convincerla. Faremo un tutorial di trucco. Sayonara! Allora, fino qua, 2 secondi. Ehi, sto parlando con te. Pa!